Amici di Marci Games, bentornati su GTA! Oh raga, tecnicamente potrei non essere con Loco, raga, perché non sono più BRLN, perché sono con l'account Nico Punto, perché gli hacker mi hanno... Sì, Nico con Nico! Sei veramente ridicolo, Marci, me ne sono allora, ragazzi, mi hanno rubato l'account e mi hanno fatto uscire da tutte, quindi ora sono Nico Punto per almeno i prossimi episodi. Oggi, ragazzi, abbiamo una mystery box da fare, non so se l'avete mai fatta, io con Marco sicuramente sì, l'abbiamo fatta insieme a Save Fere. È bellissima perché abbiamo delle Rocket Voltic con il quale noi possiamo andare a prendere attraverso dei cubotti là dentro delle cose con cui dobbiamo uccidere gli altri. Molto, molto, molto. Non ho capito molto bene. Allora, tu guarda, tu vai, devi cercare di entrare in quei cubotti là. Vedi quei cubotti là? No, con la rocket. Delle palle che esplodono. Ah, ho capito. Ok, ma non capito. Sì, sono arrivato. Ci vuole un botto per arrivarci. Non è arrivato, io l'ho Nico. Eccoci qua, ragazzi, sono arrivato. Attenzione. Io l'ho missato. Ah, no, ragazzi, purtroppo c'ho semplicemente... Avete missato? Godo. Ah, no, io sono con te, giusto? Tu sei con me. Marco, dobbiamo vincere. Sì, vabbè, loco. Allora. Cos'hai trovato? Ma dove siete, raga? Frate. Ma non ho capito come è arrivato subito su lui. Allora, devi andare, praticamente, devi prenderti il boost prima, poi puntare verso l'alto e boostare. Non sono arrivato di nuovo. Dai, Nico. Non c'è nulla nella mia cosa. Non c'è. Ok. Ora si punta verso l'alto. E non ora c'era si va. Nulla, zio. Ragazzi, sono in uno dei più alti, penso. Non ci si arriva, com'è che non ci sono arrivato, loco. Sono stupido. Loco, fermo un attimo, faccio vedere, guarda. Guarda. Ok. Devi puntare verso l'alto. No, tu mi spari, pagliaccio! Vabbè. Scemo! E loco è uno scemo! Non mi sembra. E sei anche uno scempio! No, non è vero, scherzavo, loco. Ma io non ci arrivo, ma c'è un problema, scherzavo. Allora, Nico, vieni qua vicino a me. Ti faccio vedere. La mia auto è sfasciata, non stavi vieni in piedi. Vieni qua, dai, ti faccio chi vedere. Sei? Ah, sì. Sono l'arancione. No! Fatta. Ho preso uno. Sei che sei pronto, preso. Nico? Ho posto il palo. Sì. Vieni, seguimi. È un attimo, allora. Mi sei un po' avanti. Ok. Guardami da dietro. Guardami. Mi stai guardando? Ok. Sì. Uso il boost. Bene. Ok, poi quando lo devo riusare? Poi guardami. Punto, miro verso l'alto. E ora lo utilizzo. E vedi? Geniale. E ne ho beccato una. Bella! Però ma che ne è? Ma ho trovato la scramjet, raga. Ma dai. È un'altra. No, raga, ho preso letteralmente un palo in mezzo a due cose. Io ho una revolver. Chi è che vuole essere colpito? No, grazie, guarda. Raga. Dai, un colpo solo. Raga. Che c'hai? Non c'è nulla. Dove al lanciarazzi quello. No. No. Raga, un cecchino. Quello non buono. Cecchina, bro. Non prende più lontano. Ma c'è l'auto che spara? Io. Ma fai? E come faccio così? Molto soddisfacente questa risposta. Dimmi, ma da Marci. Dove siete? Loco, se trovi un cecchino, camperti da qualche parte! Dannazione! Ha preso un palo. Però secondo me sei un po' troppo rabbioso. Io provo a prendere. Ha preso anch'io il palo. Vado. Ma l'auto no, raga, non è vero. Non ci credo. Sì, puoi cambiare l'auto. Cioè, qua l'auto si può cambiare. Mannaggia. Oh. Sono spaventato. Ma noi siamo gli arancioni e verdi, non mi ricordo più. Arancioni. Sei tu che hai sbagliato macchina. Non è colpa mia, uè. Non capisco nulla. Allora, ragazzi, l'unica cosa che... Io ho fatto apposta di vedere l'arancione. Ok, vai. No, di pochissimo. Sì. Ok, sono andato in un altro. Cosa c'è qua dentro? Niente. Ma veramente? La mia macchina è andata a pezzi. Io mi sa che uso la tecnica marcia, raga. Ovvero che provo a rientrare. Ma queste rampe non è che servono a salire, tipo... Non si può salire con quelle rampe. Non so, Ma sei sicuro? Ma sono forse sicuro. Ciao. Ciao, raga. Come va? Sta bene? Bella, Ah, mi ha investito! Uno è andato. Dai, sbre. Sto buttando delle mine, non so se funziona. Basta che non accendi su di me. Stanno funzionando, raga. Marco, è tutto... sbrebbu un attimo, perché qua la situazione è veramente brutta. Comunque dico proprio un pagliaccio ci mi mente solo con la macchina, Ti ho sparato con una revolver prima. È mancato. No, ti ho preso. No. Eri a metà vita. Ok, ragazzi, abbiamo un problema. Abbiamo un problema. Quanto è gigante? E il problema è che non riesco a trovare... dov'è coso? Sta salendo ora. Oh! Ha missato. Ha missato? Dove sei? No, Marco, sono quello Nico. Te. Ma che è Nico? Non lo ascoltare, raccontare le azioni. Buono. 1-0, ragazzi. Si vola. Madamarci and Nico 3005. One kill for everyone.
No, Marco, sta diventando buio fuori. No, fra. Ho visto di nuovo. No, ok, si è tornata la luce. No, è che ragazzi, vi devo raccontarvi una cosa. Da noi, purtroppo, in questi giorni non sta. Non so. Va bene. Ah, vabbè, comunque, tutto sommato, poteva anche andare peggio. No, il mio compagno ha ruotato l'auto. Loco, guarda, to. Ma cosa fa da me? Cosa vuoi? Ho intenzione di giocare, di fare qualcosa di importante. Quasi investito, Nico. Mentre stavo salendo sulla macchina all'inizio, tipo spawn kill, però non c'è riuscito. Mamma mia, 11 anni, loco, eh. Mamma, ma sei cioè, perché... a 11 anni, incredibile. Non c'ho 11 anni. Quanti ne hai? Ah, 12 ne ha compiuti, raga. Ah, 12, 12. Ma te li ha fate gli auguri. Che è successo? Fate gli auguri a loco, per favore, raga. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Loco. Tanti auguri. È l'unico voto, l'ho beccato io veramente. Io non c'ho parole. Io ho trovato una carica di benzina. God. Se può. Oh, guarda che comunque costa un sacco al litro. Prendila, fra, che magari. No, no, sì, quello l'ho sciacallata sicuro. Però il problema è che non. No kill. Dove sono andato? With benzina. Sto trovando quelle schifose, raga. Loco, intenzione di fare qualcosa? C'è un problema tecnico. Qual è il problema tecnico? Sono bloccato dentro. Ah, okay. Bloccato dentro il Lucky Block. Provo e no, ti devi buttare giù, Loco. No, muoio. Sbrem. Ma perché c'è Mandela dell'Italia, raga? Io sono sempre in team così. Cioè, raga, io mi sono spoilato dentro. Io per due settimane ho dovuto avere lui, eh. Io non so se mi spiego. Dentro una box c'è una macchina viola. Prendila, la scamgia, tipo. Non sono riuscito a prenderla, però io sono un idiota. No, sto uscendo dalla mappa. Aspetta, no, sto uscendo da... No, sono uscito dalla mappa. Tra lui e Loco comunque non so chi sia peggio. No, vabbè. Chi mi ha provato a sparare, raga? Sono uscito dalla mappa, raga, no. Ma quindi, ragazzi, c'è Sbren sopra? Sì. Quindi abbiamo vinto per forza. Non avete vinto se vi uccido io con il mio lanciarazzi. Hai 50 secondi per star lì, lo sai. Mi ammazzo. Ma non è un lanciarazzi, mi è sparato con una pistola. Ma quello che c'è anche lanciarazzi. Com'è che si chiama lanciarazzi? Con la rotellina. No, cioè, vado sulla rotellina. Ma zio Pera. Poi c'è anche quello guidato. No. Come quello guidato? Che dici? Dipende se hai preso quello guidato. No, aiuto! Non so come cambiarlo. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Ah! Oh mio Dio, devo cambiare macchina. Oh mio Dio, oh mio Dio. Ah. Che succede? Ah. C'è il lanciarazzi guidato, ma cosa è successo? Sono uscito dalla macchina e sono morto. Sì. Vabbè, ci sta, raga, un po' di brio. Di Loco, brio. Vuoi campare qua sopra per tutta la tua vita? Da dove mi ha sparato? Dietro di te, Nico, ero. Ma come hai fatto a arrivare dietro di te? Io non ho parole, veramente, ma raga. Come hai fatto a arrivare lì? Possiamo dire una cosa, ragazzi, che in teoria non si può stare dentro le mystery box e bisogna uccidersi giù, però... E la mia macchina si è ribaltata, non posso più entrarci? Ti devi buttare giù, perché in teoria dovresti avere i 50 secondi limite, cioè proprio nella mappa, non so come mai non ti ha funzionato a te. Però vabbè, vediamo cosa dice Marco del suo compagno di squadra che ha fatto questa azione un po' indecorosa. Ho fatto vincere il mio compagno di squadra. Con un'azione indecorosa. Io mi sento di far parte di un team terzo. Allora, okay. Io dico una cosa. Ogni volta che Loco citta, io dico una verità su di lui. Ok. Qual è quella di oggi adesso? La verità di oggi. la verità di oggi, raga, è pesante, raga. Non so se posso dirla. Non ho citato. Sì. Dov'è che vai, scusa? A Gardland. Cosa fa a Gardland? È già ostra. La BB. La pipì no, in bagno. La verità quindi è Loco che fa la pipì sulle giostre di Gardland? No. No, Marcello. Troppo Marcello. No, faceva troppo. Ridere questo, no? Non lo so, secondo me era un po' troppo. Ok, questa allora se è troppo. Se Loco dice che è troppo va bene. Loco è secondo troppo. Me è troppo. Era una battuta comunque. Era un po' indecoroso, lo ammetto. Però era comunque una battuta. Però è soggettiva, cioè, è soggettiva. Alla fine a me piaceva. Voi non avete mai pisciato al mare, raga? Secondo me sì, raga. Andiamo al mare e poi vediamo. Ma sapete che Loco è indecoroso, raga? Ma cosa ho fatto adesso? Ma tu sei decorato. Comunque dobbiamo ancora raccontare le cose di Loco. Allora Loco, cosa ci racconti? Cosa possiamo dire delle cose che segreto scottante posso dire, Loco, su di te? Ma perché dovresti dire un nuovo citato? No, è città. Sì, che è un cheat quello che hai fatto, Loco. Mi dispiace. No. Quella volta che Loco ha fatto la doccia dopo il Romix. Ma che schifo è vero, raga. Sta citando in qualche modo. È entrato qui senza neanche avere un'auto.
No, sei serio? Sì, non ho capito. Vabbè, Locke, ok. Raga, io ve lo dico, sta citando in qualche modo. Perché... Ma non è no, vero! L'ho visto, sta passando in mezzo alle box, raga. No, Locke, non si può fare sta roba. Ma c'è il tempo, tanto! Ma non puoi! Adesso lo faccio anch'io, allora, scusa. Ma come fa a passare tra le box? Cioè, che gusto c'è così, Locke, scusami? Mia, comunque sei davvero una persona pessima. Ma come fai, Locke? Marco, non ci vuole niente. Basta che ti esponi, scendi dall'auto e puoi passare a lato. Ecco perché prima ti ha ucciso. Sì, vabbè, è fatto anche adesso così, se senti che cosa. Non è vero. Ma perché? Ah, in questo modo! Non ha senso giocare così. Vabbè. Va bene, non lo faccio più. Un cheat. Ho visto Maci che sta cadendo col coso. Eh sì, perché se entri, e non puoi tornare, vai col paracadute. Io guarda come lo faccio. Ma non si può fare, basta. Ma quello cosa sta facendo? Sì, quello che faceva Marco comunque era giusto. Tanto era come nuova la mia arte. Ciao Maci. Aspetta, Loco. E tanto non posso fare niente, Loco. Guarda, Marco, stiamo insieme. Non è vero, io faccio parte di un terzo team. Anche io non vorrei essere squadra quando se giocassi così. Sbrub, Snargek. Dimmi Snarbrafn. Dai, vieni qua, Narghile. Aspetta. Comunque dite così solo perché sono più intelligente di voi. No, perché sei una persona... No. Vabbè, comunque Nico comunque è frustrato in questi giorni. Ma sì, ma rovina il gameplay perché deve... Vabbè, dai. Di cosa perdi? Non è colpa tua. Bucato, aspetta, fra. Dico. Cosa stai facendo, scusa? Investilo, Marco, investilo! Ma cosa faccio? Come faccio a investire? Investilo! Ti spara! Marci, me ne solo quell'arma, tu. Mi sa che no! Fuori... Non è vero. Come l'avevo quasi fatta. Ringraziate il fenomeno. Ragazzi, ultimo round. O pareggiate o vinciamo noi. Attenzione, colpo di scena. Voi siete le giubbe blu. Comunque voglio dirvi che il lanciarazzi l'ho trovato con la tecnica Loco, perché mi sembrava giusto. Allora Fra è un po' cittato. Sì, io ho cittato. Loco l'ha fatto due volte, io lo faccio solo 4 volte su di lui. Quindi ora bisogna dire un segreto di Loco. Allora, Io ti ho detto una volta che non si è lavato dopo il romix. Allora, raccontiamo questa cosa, la vogliamo raccontare, raccontiamo. Tanto è una cosa che Loco non penso gli dia fastidio. Nel caso ti desse fastidio, Loco. Allora, c'è stato il romix di ottobre dell'anno scorso, nel quale praticamente Sbrubbo, dopo una giornata di fiera tutto sudato, Buddy gli ha chiesto gentilmente di lavarsi perché era in stanza con lui e lui ha rifiutato l'opzione e siamo andati a mangiare senza che si fosse... Non è vero. Dite, mi sono lavato. È schifo. Se con te segrete, me lo dite i veri, no? Io okay. Marco, io non mi ricordo. No, la gag era che era andato a letto senza farsi la doccia. Senza farsi la doccia, vero. Quello sì, che mi ho sdraiato un attimo mentre Buddy si faceva la doccia. Sotto le coperte. Dopo 10 ore di romix. Sopra le coperte. Eri sotto. Che schifo, raga, che schifo. Pagliaccio. Che schifo, raga, oh mio Dio. Nico, raga, allora, sta chi è Loco? Io sono accettato. Sì. Oh, io ho trovato legittimo doppio lanciarazzi. Godo. Allora, eccoci qui. Eccoci qui. Siamo tornati. No, ragazzi, abbiamo un problema. Ok. Il problema è che io devo rompere sta roba qua. Ok. Dove siete, raga? Giusto per curiosità. Qui io. Lontano. Qualcuno ha già salutato sta zona, mi sa. In quale esbro? Ho visto un team prima verso 360. Qualcuno sta lanciando missili. Dov'è lo Sbren? È ancora camperato lì dentro. Non è vero. Sono sceso. Tutti i missili che mi volano in faccia. Ho 11 secondi, raga, sono morto. No, in che senso? Sono morto. Esci. Mamma mia, raga. Dio. Nico? Marci, tu devi fare poche questions. È salvato. Marco, sono entrambi per terra. Vado a prenderlo. L'auto c'è dietro, che è anche più nuova. Occhio, ti vuole investire. Aspetta, Marco, Marci, no, attento. Tranquillo, Fra. Mancato! No, Nico. Sono lui è con noi, Lascialo. Ho bisogno solo di una vettura. Sono senza armi. Attenzione, curva. Attenzione, Ma scusa, l'avete sentita, Tomorrowland, raga? L'avete sentita cosa ha fatto il DJ italiano? Immagino, vabbè. Ma non era divertente. Come ha fatto a non morire? L'ho investito piena potenza. In realtà non mi ha tolto neanche vita. Come no? Potresti muoverti, Loco, venendomi ad ammazzare, per favore, perché non mi sembra... Mi segue. Vabbè, fa niente, vieni. Pick pockets. Che pagliaccio, Clown. È morto? Ragazzi, morto. Ci portiamo a casa il video. Grazie di averci seguito. Fateci sapere se vi piace le mystery box. Da Marci è tutto. Ciao.